Capita a tutti di avere delle giornate in cui ci sentiamo giù. E non importa quanto cerchino di farti ridere, non sei proprio dell'umore giusto. Ammazza, Bella si sta proprio impegnando. Ma è inutile, Bella, sono troppo giù di morale. Troppo giù per sorridere alla faccia del signor Moose? Aia, con Justin proprio non funziona. Mannaggia, ma ci deve essere qualcosa che posso fare per tirarti su di morale. Ups, la mia forchetta! Sì, l'occasione perfetta per far ridere Justin. E tutto ciò di cui ho bisogno è proprio qui nel mio vecchio zaino. A volte un po' di creatività può davvero tornarti utile. E in questo caso un pennarello nero è quello che ci vuole. Quando il tuo amico si distrae, hai giusto il tempo per fare uno scherzetto divertente. Su un piatto come questo, disegna una figura stilizzata con in mano un palloncino. Bella, che diavolo stai facendo? Lo sapevate che se versi dell'acqua sulla scritta di un pennarello che non si è ancora seccato si solleva dalla superficie? Vedi? Si sta muovendo! Oh wow, è davvero figo! Indipendentemente da quello che disegni, questo piccolo trucco farà sorridere chiunque. Prova a disegnare una piccola barca e guarda come va via! Ma come funziona? Perché non ci provi? Vedi? Niente come un pochino di creatività per stare meglio! L'arte consiste nel seguire l'istinto. E niente dovrebbe mai rovinare l'ispirazione, neanche un panino. Ah, non posso mangiare così. Ok, torno al lavoro. Questo piatto non è neanche sporco. Facciamo un buco e trasformiamo il piatto in un palè. Usa dei vecchi tappi di bottiglia come questi e mettici della vernice. Scommetto che questi avrebbero fatto molto comodo a Van Gogh. Stanca di questo casino, Lana? Ta-da! Ti faccio vedere come fare. Aggiungi la vernice nei tappi. Adesso non farai più casino e c'è spazio anche per il tuo amico. Arte è la mia lezione preferita. Mi sento quasi come Picasso. Wow, è brava Jennifer. Il mio unicorno è orribile. Chissà come ci riesce lei. È così realistico che prenderebbe vita. Mica come il mio. Ha davvero talento lei. Sarà quel cappello d'artista che indossa. Ma allora posso rimediare! Visto? Allora come sto? Il disegno sta migliorando? Direi di no. Ce l'ha solo lei, il talento artistico, uffa! Ehi, posso usare anch'io entrambe le mani! Che la festa abbia inizio! Ah, ma perché non so restare tra i margini? Uffa! Oh, inutile, sono negata, accidenti! Devo rassegnarmi! A meno che... Con questi pennarelli posso mescolare i colori! Ecco che cosa devo fare! Se prendi due pennarelli e fai toccare così le punte, i colori si mescoleranno! Guarda come si unisce al blu! Chissà che colore verrà fuori! Scopriamolo! Guarda che colori originali! Tutto con un pennarello! Questo arancione è stupendo! Chi è l'artista di talento adesso? Avete mai visto niente di simile? Fatto! Ammira il mio capolavoro! Wow! È stupendo! Lo so, grazie! Vediamo che si dice sui social. Ma quella è Ellie? È sempre così carina! Anche mentre sorseggia un caffè, vorrei attirare la sua attenzione. Non facendo figuracce, però. Spero che non abbia visto. Come faccio a farmi notare? Aspetta un secondo.
Le ragazze amano i tipi artistici, giusto? Signor Tovagliolo, farai tu gli onori? Dovrei avere una penna. Ritratto fatto a mano in arrivo? Morirà quando le darò questo? Ok, è il grande momento. Fiori? Nessuna ragazza gli resiste? Oh, grande. Si va in scena. Ehi, Ellie! Ehi! Cos'è quell'odore? Sono allergica ai fiori? Sul serio? Grazie per il fazzoletto. Questa non me l'aspettavo. Stupido fiore bellissimo. Adam, occhio! Colpa mia. Ci vorrà una vita per ripulire tutto. Prenderò il mocio. Oh, è il minimo che possa fare. Fammi vedere che cosa hai qui. Ci penso io adesso, Adam. Sai, i prodotti per pulire a volte sono degli strumenti per dipingere. Soprattutto il mocio. Guarda che cosa riesco a fare. Mettici qualche goccia di vernice in questo modo. Voilà! Bella scelta di colori! Adesso alzalo al centro mentre giri la tela. Non fermarti? Figo, vero? E non abbiamo ancora finito? Ammazza quanta vernice nera! Ma se farai girare questa tela molto velocemente, le cose si faranno interessanti, vedi? Guarda che colori! E non puoi farlo con le mani! Bisognerebbe pulire più spesso. Un altro pomeriggio, un altro progetto artistico. Ehi, non ti dispiace se mi metto a dipingere, vero? Per prima cosa devo tirare fuori tutto quanto. Ed ecco il mio pallè. E che pittore sarei senza un pennello? Accidenti, e questo come lo uso? Non ho tempo per uscire e comprarne un altro. Ehi, aspetta, ma quelli sono cotton fioc? Chissà se potrebbero funzionare al posto del pennello. Li prendo solo in prestito per qualche secondo, ok? Ehi, mi servono! Beh, anche uno spazzolino da denti può andare. Va bene, con questi posso finalmente cominciare. Per questo trucchetto mi serve un grande foglio di carta bianca e un mazzo di cotton fioc legati insieme. Vedi? Così. Adesso vai avanti e immergi il mazzo in un po' di vernice. Tranquillo, se non è del tutto uniforme. Poi macchia il foglio in punti a caso. Per usare il colore come accento, usa soltanto un cotton fioc e immergilo nel colore che preferisci. E tra un mare di punti verdi, un paio di strisce color marrone rossastro possono creare un vero e proprio albero. Prova a usare anche le setole di uno spazzolino per creare una trama più realistica. Facendo dei piccoli tratti puoi creare dei fili d'erba, vedi? Allora, vuoi vedere la mia ultima opera d'arte? Wow! Un moderno Monet! L'ultima cosa che devi fare è trovare un posto per appendere il tuo capolavoro, perché di sicuro vorrai vederlo. E l'importante è saper condividere. Dove sono le forbici? Oh! Fai pure! Beh, strapperò il nastro con le mani. Ma sul serio? Ma è ridicolo! Oh, guarda, delle fascette! Sì, potrebbero andare. Avvolgile intorno al rotolo di nastro, in questo modo. Una volta che è stretta, taglia la plastica in eccesso. Ora usala come un distributore di nastro. Me lo presti? Strappo e basta? Lana è utile per davvero! Hai trovato utili i nostri trucchetti?